Nella sesta puntata del Basket per Tutti vogliamo iniziare a parlare di un argomento importante, ovvero la capacità di una squadra di mantenere la lucidità nei momenti chiave del match e attaccare nella maniera giusta. Questo è un altro grande salto di qualità fatto dai ragazzi di Pozzecco che, per esempio, in casa con Trieste ad Ankara, al di là delle percentuali, non avevano dato ancora la sensazione della solidità e della compattezza, che invece ora si vede benissimo e non è assolutamente un dettaglio di poco conto. Infatti, nella prima azione che vediamo, quando Brescia rientra a meno 4 dopo essere stata sotto di 13 punti con la bomba di Brian Sacchetti per il 61-57, ha tutta l'inerzia a favore. Il banco sceglie con lucidità di andare a giocare pick and roll e post basso conseguente di Evans, che ha un vantaggio su Brian Sacchetti portandolo vicino a canestro. Nel momento topico del match vediamo una chiara situazione di stare dietro il blocco o passare dietro il blocco. Vedete come Abbas si incastri proprio sul blocco. Questa non è sicuramente una scelta, a volte lo si può fare quando si ritiene che il palleggiatore non sia un grande tiratore, allora si decide di passare dietro, di concedergli il tiro ma non la penetrazione. Ma in questo caso Brescia concede a Gerres la possibilità di prendersi un buonissimo tiro da 3 punti. Abbas sbaglia di nuovo in un'altra azione decisiva, ovvero quella della tripla di Gentile. Fa bene a passare dietro sul primo blocco di McLean che non è tiratore, con Brian Sacchetti che spinge il lungo della Dinamo, ma ancora una volta, al posto che essere aggressivo e passare sopra il blocco e impedire un facile tiro, rimane dietro incastrato sul blocco di Bilan. Per Stefano, una tripla fondamentale. Nella difesa successiva, Gentile rischia il fallo tecnico per flopping, significa che accentua la caduta sulla presunta spinta di Abbas. L'arbitro in basso fa chiaramente cenno di rialzarsi e di continuare l'azione, ma sul ribaltamento arriva il terzo errore di Brescia sul pick and roll, che alla fine costerà 9 punti di fila in pratica al match con la stessa tipologia di azione. Lansdowne rimane ancora dietro il blocco, non fa niente per restare insieme a Gerrels che aveva appena segnato un tiro simile e concede al numero 55 la tripla che vale il più 13. Da far vedere altre due situazioni simili, quando sullo schema della Dinamo Valinskas rimane dietro il blocco di Bilan. Attenzione, dettaglio di non poco conto, la capacità di un lungo di portare buoni blocchi e di liberare il compagno, e ce ne sono davvero pochissimi in grado di eseguirlo nella maniera migliore. Qui si concede la tripla facile a Pierre, stesso discorso poco dopo con Spissu, che esce dallo stesso schema per tirare da 3 punti, ma ancora una volta, in questo caso Lekunas, rimane dietro il blocco e concede a Spissu non solo il canestro, ma va anche a toccarlo sul braccio per il fallo conseguente, il gioco da 4 punti. Finale di partita Brindisi con la Dinamo che dopo essere stata avanti 66 a 55 si becca un parziale di 17 a 4 per il 72-70 dell'Happy Casa firmato da Adrian Banks. L'esecuzione della rimessa è perfetta, non c'è tiro migliore che l'uscita dei blocchi di Vitali, specialità della casa, ma soprattutto la scelta di andare dalla guardia bolognese che era completamente nel match. Ma la Dinamo va ancora sotto 74-73, ancora una volta si punta sulle certezze e non si forza nessuna situazione. Pierre con l'isolamento per giocarsi l'uno contro uno contro Brown e portarlo sotto il ferro. Qui il lungo di Brindisi commette un errore, non fare fallo sull'inizio dell'azione del canadese. Brindisi ha soli 3 falli di squadra ed è avanti di 1 o 2 minuti dalla fine. Non concedere assolutamente a Pierre 2 tiri liberi, ma fare fallo prima. Sul più 2 la Dinamo prima è fortunata perché Pierre commette un errore, mai passare la palla ad un giocatore che non ti sta guardando, anche se libero, poi disegna un'azione perfetta, è clamorosa la capacità di un numero 5 di 213 cm, di 120 kg come Bilan, di mantenere il controllo del corpo e di non fare sfondamento, l'esecuzione è perfetta, come il palleggio e resto tiro di Vitali facendo saltare Banks. Michele può fare anche l'extra pass e servire Gerres, ma stanno per scadere i 24 e decide di tirare lui in grande sicurezza. Per evitare tiri facili, la Dinamo cambia su tutti i blocchi, ovvero quando c'è un blocco ci si scambia all'uomo per evitare tiri facili. In questo caso però si vede chiaramente come il banco non voglia concedere penetrazioni facili e protegga perfettamente l'area, costringendo Banks a un tiro difficilissimo. Sulla rimessa, dopo che Brindisi aveva chiamato timeout e Vitucci aveva disegnato lo schema, arriva l'azione decisiva. Tutto
tutti vengono anticipati, i due lunghi cambiano per non concedere appunto un passaggio facile, ma il safety pass, ovvero il passaggio di salvataggio per Gaspardo, viene anticipato con grande prontezza da Bilan, che da manuale non palleggia, ma consegna immediatamente la palla al playmaker Spissu che lancia Pierre per la schiacciata definitiva. Azioni decisive anche nella partita in Lituania, dove la Dinamo nel momento di maggior difficoltà, dopo essere stata più 20, viene rimontata. Il punteggio è 71-72 con tutta l'inerzia a favore dei padroni di casa. Con grande calma e lucidità, Poz chiama timeout e rimette Bilan, andando ad attaccare un nervo scoperto degli Ektabelis, che aveva deciso di raddoppiare Evans e Pierre, ma non il centro croato, che prima va ad attaccare Maldunas gravato di 4 falli e poi attacca Olujobi appena entrato e completamente fuori dal match per mettere 4 punti che saranno decisivi. L'ultima azione determinante è contro la zona, quando coach Kanak decide di proteggersi per evitare il post basso. Il punteggio è 76-79, la Dinamo fa circolare il pallone con pazienza, non attacca la prima opportunità. L'errore lo commette Lipkevičius, che deve dare spazio a Evans, che è al 20% da 3 punti, e non farlo penetrare, cosa che invece fa perfettamente il numero 11 del banco. Nella partita con gli Ektabelis ci sono due interessanti argomenti da proporvi. Il primo è l'approccio che ha la Dinamo alla partita, duro, tosto, concentrato, con bene in mente quello che ha chiesto il coach negli spogliatoi. Si vede subito, in primis attaccare il giovane Saius con Bilan, fatto ed eseguito perfettamente per il 4-0. Secondo, attaccare anche con il pick and roll, ma la capacità di Bilan di passare la palla in modo sopraffino sull'aiuto di Sakic dopo che il pick and roll era stato aggressivo è perfetta, come la capacità di Pierre di tagliare dal lato debole. Questo si chiama uno contro uno senza palla, ovvero tagliare quando la palla è dall'altra parte, con Bilan che così ha una linea di passaggio perfetta per servire il compagno. Stessa esecuzione anche contro la zona sulla rimessa da parte dei lituani. Pazienza, lettura del gioco e palla subito dentro a Bilan, che non può essere marcato. 2 punti facili. Ma non solo in attacco, la Dinamo parte fortissimo, concede 2 punti fortunosi a Sakic in 5 minuti di perfetta condivisione dei ruoli e compattezza difensiva. Queste azioni sono l'emblema dell'aiutarsi, proteggere l'area e ruotare tutti insieme. Da qui nasce il grande primo tempo del banco. Una chicca per i giocatori che vogliono imparare la giusta tecnica è la capacità di Evans non solo di ruotare, ma soprattutto quella di allargare le braccia per coprire più spazio possibile ed essere comunque aggressivo, dettaglio non irrilevante, infatti Evans addirittura va a rubare il pallone. Una grande qualità di McLean nel giocare da numero 5 è sicuramente quella di avere la doppia opzione sul pick and roll. Cosa significa? Guardate la prima azione, sul blocco Jamel decide di aprirsi e di eseguire in gergo un mezzo pop o uno short roll. Non taglia direttamente a canestro, ma rimane a metà per mettere in difficoltà la difesa e poter passare la palla ai compagni. Diverso invece quando decide di fintare il blocco, in gergo chiamato slip, e buttarsi subito verso il canestro per concludere. Lo si vede benissimo anche nelle ultime due azioni che vi proponiamo, la prima per il passaggio a Gentile, ricordarsi anche la qualità del passaggio che non è assolutamente di secondo piano, McLean recapita una fucilata nelle mani di Gentile, passaggio perfetto e tripla di Stefano. La seconda è ancora la capacità di andare a metà strada e di aspettare il taglio di Sorokas per il canestro, fatto tutto benissimo, McLean finirà la partita con 4 assist. Prestiti personali Banco di Sardegna. Trasformiamo piccoli passi in grandi traguardi. Banco di Sardegna, Gruppo BPER.